Un cordiale ben ritrovati a tutti voi da Marisa Fallico e da Arcangelo Badolati, capo servizio della Gazzetta del Sud. Noi settimanalmente siamo qui a fare il punto dei fatti più salienti della cronaca e oggi ci occuperemo di importanti operazioni in Calabria. E poi di un processo definito da qualcuno storico, comunque il più importante degli ultimi 15 anni in Piemonte, alle cosche di 'Ndrangheta, il processo Minotauro, una sentenza abbastanza controversa. Cominciamo dai fatti calabresi. Allora, ad Oppido Mamertina è scattata l'operazione Erinni, 20 le persone fermate, presunte affiliate alla cosca, diciamo, più importante di quest'area del Regino, la cosca Mazzagatti-Bonarrigo. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Reggio Calabria ha fatto luce sulla struttura di questa organizzazione criminale e sugli affari della cosca, soprattutto una vasta rete di investimenti nella capitale, ma anche ad esempio nel Catanzarese, quindi una cosca che si muove sul mercato nazionale con molta disinvoltura, contando anche su appoggi e collusioni istituzionali. Però l'inchiesta ci ha rivelato anche gli aspetti più ancestrali, più barbari, più primordiali dell''ndrangheta, perché è stata fatta luce su 5 omicidi consumati tutti nel 2012, omicidi che veramente fanno rabbrividire. Ma vediamo prima il servizio sull'operazione e poi entreremo nel merito di questi aspetti che veramente hanno avuto un eco anche nazionale. Non era ancora l'alba quando i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, supportati dai gruppi speciali, sono arrivati a Oppido Mamertina per notificare parte dei 20 provvedimenti di fermo emessi dalla DDA Regina nell'ambito dell'inchiesta scaturita nell'operazione Erinni. Bersaglio, la cosca Mazzagatti, Polimeni, Bonarrigo, una consorteria radicata con ramificazioni e proiezioni a Catanzaro e nella capitale. E infatti, in parallelo, anche a Roma e nel Catanzarese sono scattati fermi, perquisizioni e sequestro di beni. I sigilli sono stati apposti a circa 88 immobili, aziende ed esercizi commerciali, soprattutto rivendite di auto e distributori di carburante, conti correnti per circa 70 milioni di euro. Un patrimonio ingente accumulato dalla cosca grazie ai proventi delle attività illecite, estorsioni e narcotraffico e con la complicità di una fitta rete di prestanome utilizzati soprattutto in terra laziale. Tra i fermati anche il presunto capocosca, Rocco Mazzagatti, 50 anni, che per gestire meglio gli affari si era trasferito a Catanzaro, in grado di infiltrarsi, secondo gli inquirenti, nelle aste giudiziarie e fallimentari, contando sull'appoggio di avvocati e operatori del settore giudiziario. Mazzagatti, tra l'altro, è ritenuto esponente di primo piano dell''ndrangheta a livello nazionale, deputato a conferire cariche e a decretare nuovi ingressi nella malapianta. Individuato anche il mastro di giornata in Nino De Pasquale. Le indagini hanno avuto una svolta a luglio dello scorso anno, dopo la cattura di Domenico Polimeni ai vertici della cosca, inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi, e beccato in un appartamento di Fiumefreddo Bruzio sul Tirreno Cosentino, dove si nascondeva con moglie e figlie. L'inchiesta ha fatto luce su ben 5 omicidi consumati nel 2012 e maturati nell'ambito della sanguinosa faida che, dal 91, vede contrapposti i Mazzagatti, Bonarrigo, Polimeni e i Ferraro Ragosta. In particolare, gli inquirenti hanno individuato gli autori degli assassini di Domenico Bonarrigo, Vincenzo Ferraro, Francesco Raccosta, Carmine Putrino e Vincenzo Raccosta. Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno sequestrato circa 170.000 euro in contanti nascosti nell'intercapedine dei muri delle abitazioni e diverso materiale documentale definito interessante, che potrà sicuramente aprire altri squarci sulle attività del locale di Oppido. Allora, un locale importante, l'operazione Rinni, il nome è stato preso dalla mitologia, significa vendetta, perché al di là della parte affaristica, proprio questa vendetta così crudele, consumata nei confronti degli avversari da parte della cosca dominante, quella dei Mazzagatti, ha suscitato veramente
indignazione. Cinque gli omicidi, tra cui uno molto, molto brutto, Arcangelo, raccontato, intercettato dagli inquirenti, perché l'autore, Simone Pepe, questo 24enne, che ha voluto vendicare l'omicidio del patrigno Domenico Arrigo, racconta di aver ammazzato a sprangate Raccosta, Francesco Raccosta, e di averlo dato ancora vivo in pasto ai maiali. E lui non dimostrava nessun pentimento, anzi era piuttosto soddisfatto, cose che insomma sembrano inconcepibili, ma succedono. Ma Oppidum Amertina intanto era la sede di una delle città più importanti in epoca romana dell'antica Mella, e quindi il richiamo pure alle Erinni, quindi alla mitologia, da parte della magistratura ha un senso. Le Erinni erano Tisifone, Aletto e Megera e perseguitavano chiunque avesse rivolto le proprie armi nella mitologia greca contro dei familiari. Celebre la storia di Oreste che uccide la madre e l'amante, Clitennestra, e poi viene assalito dalle Erinni. Quindi c'è in questa vicenda il senso della vendetta, ed è un senso della vendetta rivolto verso una cosca che comunque aveva trovato un punto di equilibrio, perché attraverso un matrimonio sembrava che, diciamo, gli affari, le vicende, i contrasti che avevano motivato uno scontro molto cruento negli anni 90 potessero essere superati. E quindi l'omicidio invece di Domenico Bonarrigo, detto Mimmazzo perché aveva una possenza fisica non indifferente, riapre invece questo tipo di contrasto, un contrasto violentissimo che viene però risolto subito, anzi addirittura dagli atti risulta che un latitante, uno dei Ferraro, latitante da tempo, addirittura, come dire, riconosce il diritto in qualche maniera di fare vendetta a Simone Pepe, il quale è il motore di tutta l'indagine, perché e Simone Pepe, che ignaro di essere ascoltato, parla su un'auto con un amico e gli racconta tutto, quindi particolari raccapriccianti della morte dell'uomo ferito quasi a morte e poi dato vivo ai maiali. Lui gridava, cioè si sentono queste parole che Sì, Simone Pepe infatti il racconto racconta, è agghiacciante, agghiacciante. e insomma si capisce pure quali sono le logiche, cioè in certi posti, soprattutto in posti dove famiglie hanno subito lutti gravissimi. Ci sono stati morti da entrambe le parti, ci sono state, non dimentichiamo quello che è accaduto nel 1998, quando un comando di killer entrò nella macelleria di Domenico Polimeni e uccise un figlio, un nipote di Polimeni. Poi, lasciando l'esercizio pubblico, vide arrivare una croma e ritenendo che potesse essere la croma di Polimeni, i killer aprirono il fuoco e uccisero una bambina che si chiamava Mariangela Anzalone, che non c'entrava nulla. Il nonno Giuseppe Bicchieri, poi ferirono la madre, la nonna e il fratellino della bambina. Quindi fase molto cruenta, una faida nella quale è stata uccisa pure una donna che era la mamma dei Gugliotta che si erano contrapposti appunto a quest'altro gruppo, fu uccisa davanti casa, insomma, e si riteneva che questa donna avesse giocato, così raccontano gli inquirenti, insomma, un ruolo nel scagliare i propri familiari contro l'altro gruppo. Quindi un contesto molto difficile che ci regala la tragicità della faida, perché se alcune guerre si combattono per interessi, le faide si combattono perché si subiscono gravi lutti familiari. E questa vicenda di Oppidum Amertina ne è la prova. Certo, c'è da dire Sì, pure ma che cinque omicidi per vendicare una morte, anche se Domenico Bonarrigo era esponente di primo piano, Arcangelo, ce lo insomma, appunto, spiega. forse veramente la misura della faida che va oltre il semplice regolamento dei conti, Beh, oltre certo. il pareggiare C'è i pure proprio una conti. frase strappata dalle microspie a Simone Pepe che dice: quando cade un capo trema la terra, cioè fa capire attraverso queste parole, questo ragazzo anche Poi tra giovane, che è l'altro il 24 figlio, non anni. è il figlio di Domenico Bonarrigo, è, diciamo, scusatemi il termine, il figliastro, cioè il figlio della compagna di Domenico Bonarrigo, è lui che ritiene di dover vendicare il padre. Ci sono i colloqui di quando chiede aiuto e dice: io ho bisogno di voi, agli altri componenti della cosca, per sentirmi più forte. Certo, dobbiamo pure sottolineare che queste sono famiglie che hanno pagato un prezzo molto alto, investite dai lutti già, che hanno subito perdite di figli, di fratelli, per cui nessuno di questi voleva ritornare nell'oscuro mondo delle faide. Questo omicidio di Bonarrigo riapre
la ferita. Ripeto, c'è il latitante di Ferraro che autorizza in qualche maniera, così risulta dalle Cioè riconosce la carte, il legittimità compimento della della vendetta. vendetta. Sì, cioè ingiusto l'omicidio di Bonarrigo. Attenzione, Bonarrigo perché viene ammazzato nel marzo del 2012? Perché interviene contro questo gruppo Raccosta Ferraro, il quale si starebbe macchiando di una serie di crimini, cioè chiedono la mazzetta, questo emerge dalle Sì, indagini, sì, sì. addirittura vengono rubati gli ori alla Madonna delle Grazie, quindi un affronto grave a tutta la comunità. E si sente uno di questi parlare, le microspie registrano il colloquio in cui si dice: ma come, le mazzette non le chiediamo noi che le potevamo chiedere, qui si ruba Infatti, loro perché questo anche alla importa. Madonna. E quindi Monarrigo interviene in quanto uomo di rispetto, in quanto diciamo responsabile di una cosca che è diventata importante anche perché ha sopportato il peso di una faida da cui è uscita vincitrice, e richiama all'ordine questi, e per tutta risposta viene Certo, anche assassinato. perché i Ferraro Raccosta avevano un po' forse alzato troppo la testa, perché oltre a chiedere le mazzette non dovute e aver rubato l'oro della Madonna, avevano messo a segno una serie di furti, di intimidazione, insomma un po' avevano creato allarme sociale anche ad Oppido Mamertina e ovviamente la cosca dominante non poteva consentire questo e quindi avevano cominciato ad allertarsi. Sì, avevano, come dire, come in alcuni ambienti, per l'esercizio di questo potere parallelo avviene, è intervenuto Bonarrigo dicendo: finitela, che state combinando, qui mettete bombe, fate ricatti, estorsioni, addirittura qui è stato rubato l'oro della Madonna. E quindi questo, da quello che si capisce da queste indagini, dalle intercettazioni, appunto dalle parole stesse di Simone Pepe, che è il protagonista della vicenda, insomma, per tutta risposta Domenico Bonarrigo viene ucciso. A quel punto il figliastro chiede e pretende vendetta. È molto interessante, pure sempre attraverso le parole, per capire questi meccanismi che hanno proprio un fascino diabolico nella loro violenza, questi meccanismi della faida. Lui racconta di quando al funerale del patrigno vanno proprio i responsabili, lui avvicina questo responsabile che va a baciarlo, gli dà il bacio di Giuda, lo avvicina a sé facendogli capire che lui Che lui. sa chi è stato. Addirittura ha uno scatto in cui si lascia andare a affermazioni gravi, ed un altro più saggio del gruppo gli dice: stai zitto, non dire nulla, come dire, poi vediamo, Poi è insomma, chiaro, la valutiamo. vendetta È va molto così. interessante come spaccato, diciamo, Certo, criminale, soprattutto perché anche ci restituisce non una criminalità gangsteristica, non una criminalità vocata solo ai traffici, alle estorsioni, anzi ci restituisce l'immagine di una criminalità più antica, più forte, no? Che esercita il proprio potere secondo alcuni canoni, insomma, anche molto discutibili. Attenzione, poi c'è da sottolineare questo: noi stiamo parlando di persone, sono 21, sottoposte a fermo di polizia giudiziaria, ancora. Infatti. Diciamo, questi fermi devono essere convalidati, siamo nella fase iniziale davvero delle indagini preliminari, quindi per tutti vale comunque il Vale presupposto indubbiamente della la presunzione presunzione di di innocenza. innocenza. Noi ci siamo soffermati su questi, soprattutto sugli omicidi, Arcangelo, perché lì purtroppo ci sono le intercettazioni che insomma inchiodano anche Simone Pepe. Sicuramente ci sono degli elementi da approfondire da un punto di vista antropologico, perché appunto richiamano dei comportamenti ancestrali, la mafia, la 'ndrangheta tradizionale, anche se, come ha dimostrato l'inchiesta, comunque Rocco Mazzagatti, capo di questa consorteria, sapeva muoversi bene nel mondo degli investimenti, addirittura era entrato benissimo nelle aste giudiziarie fallimentari. Infatti, il sequestro è stato anche importante di beni, circa 100 beni per 170 milioni di euro, tantissimi immobili, ma anche tantissime attività commerciali, distributori di carburanti, insomma, saloni di rivendita di automobili e sembra che avesse o fosse riuscita a creare una rete di prestanome, ma anche una rete di favoreggiatori tra avvocati e operatori nel mondo delle aste giudiziarie. Insomma, evidentemente poi il doppio volto dell''ndrangheta si conferma ancora una volta anche qui, Arcangelo.
Beh, certo, era anche una famiglia con una disponibilità economica, avendo un retroterra pure imprenditoriale, cioè questi erano, come dire, persone, sono state che hanno avuto, sono stati capaci anche di creare, come dire, delle aziende, di realizzare degli investimenti importanti. Rocco Mazzacatti è una persona, diciamo, che ha conosciuto pure il dolore da vicino, gli hanno ammazzato un fratello, Pasquale. Mi pare nel 93 proprio, e nell'ambito di quella faida precedente da cui poi loro uscirono vittoriosi. Quindi una persona che per forza di cose si è, come dire, anche ritrovata a suo tempo catapultata in uno scontro senza esclusione di colpi, come si è visto in occasione dell'errore compiuto non da parte loro ma da parte degli altri nell'uccidere una bambina e il suo nonno che non c'entravano nulla. Ci sono state risposte forti, si è vissuto un clima a Oppidum Amertina molto, molto, come dire, strano, singolare, terrificante per certi versi, che sembrava essere ormai un lontano ricordo, e poi l'uccisione di Bonarrico scatena appunto questa tremenda reazione. C'è l'immagine che restituisce questa inchiesta, ripeto. Tutti sono da considerarsi innocenti, qui fino a prova contraria ancora devono essere convalidati fermi, diciamo, in una fase di teorie e comunque di ipotesi fatte dalla pubblica accusa. C'è una sinergia qui tra la DDA di Reggio Calabria e la Procura di Palmi che emerge dalle carte, quindi però siamo in una fase di ipotesi Assolutamente. d'accusa, al di là poi delle dichiarazioni che sono autoaccusatorie che fa Simone Pepe inconsapevolmente perché viene registrato mentre racconta a un suo amico romano quello che era successo, e pur tuttavia ci restituisce un contesto non di una mafia volgare, gangsteristica, come dire, che è immersa nel traffico di droga, la Scarface, una mafia del tutto moderna, ci restituisce l'immagine di una mafia che nasce, di un contesto anzi, che nasce nel quadro di una faida, quindi secondo dei meccanismi appunto che conoscono i paesi dove si sono verificate delle faide, dei meccanismi che conoscono bene quelli che hanno combattuto una faida, e una faida non finisce mai, cioè se tu Infatti. uccidi poi mio fratello, mio padre, mio zio, allora è una risposta a catena, è un lutto Ma tremendo. infatti Vincere una faida, quando poche faide sono uscite con dei vincitori veri. Credo che appunto la faida di Oppidum Amertina finì con dei vincitori, insomma, e altre faide anche in quella zona, nella Locride, sono in parte finite con dei vincitori, ma vincere una faida significa essere stati capaci di resistere per anni e anni alla pressione non solo delle forze dell'ordine, ma anche degli degli avversari. avversari. In questa faida, diciamo, era coinvolto, è stato condannato con sentenza definitiva Domenico Polimeni, che viene citato da Simone Pepe nelle sue intercettazioni. Simone Pepe addirittura racconta che Polimeni gli mandò una lettera in cui gli diceva, insomma, gli riconosceva, ricordava suo padre, il suo patrigno, eccetera. Domenico Polimeni è stato arrestato a Fiumefreddo Bruzio Infatti lo nell'estate abbiamo dello visto anche scorso nel anno, servizio. dove viveva da tempo, era latitante da 14 anni, anche un uomo, attenzione, che è in grado nel mezzo di una guerra, prestato alle forze dell'ordine, condannato all'ergastolo, di rimanere latitante 14 anni, insomma, è uno che, voglio dire, ha per forza un suo Evidentemente, peso, no? Nelle certo, vicende infatti criminali. è stato sorpreso in questa casa insieme alla moglie e alle figlie. E comunque Arcangelo, anche l'episodio che ci ha insomma, fatto riflettere di più, questo del dare in pasto ai maiali, quindi di andare oltre l'omicidio, quindi lo sfregio e il disprezzo più assoluto per l'avversario. Non è una novità, l'abbiamo ritrovata anche in tanti altri episodi, insomma, casi di barbarie, purtroppo la storia dell''ndrangheta, così come la storia della mafia, ce ne ha restituiti davvero tanti. Adesso ci spostiamo, in Piemonte, a Torino, perché c'è stata la sentenza del processo Minotauro, si è chiuso il processo con rito ordinario, qualche mese fa si era chiuso anche quello con rito abbreviato. Beh, a qui sono state emesse
decretate 36 condanne e 38 assoluzioni. Il processo è scaturito dall'operazione Minotauro, che nel 2011 aveva portato a circa 150 arresti in Piemonte, che vedeva esponenti dell''Ndrangheta, ma anche esponenti politici e istituzionali. Tra le condanne più pesanti, quella a 21 anni per Vincenzo Argirò, considerato componente del crimine, ricordiamo che sono stati accertati 10 locali di 'Ndrangheta nella provincia di Torino con questa sentenza, stiamo vedendo il procuratore Caselli, 14 anni a Salvatore De Masi e 10 anni all'ex sindaco di Leni, comune sciolto per mafia, a Nevio Coral. Insomma, è una sentenza importante per qualcuno. Qualcun altro ha parlato di flop, Arcangelo, perché erano stati chiesti 733 anni di condanna, ne sono stati inflitti soltanto 204, era andata meglio nel processo con rito abbreviato, sempre di primo grado, dove le condanne erano state 400. Un po' delusi i pubblici ministeri e il procuratore Caselli. Ma le dinamiche dei processi sono diverse, si sceglie il rito abbreviato, il giudice delle udienze preliminari decide sulla base degli atti del pubblico ministero, un dibattimento consente alle difese di articolare meglio le proprie posizioni, di dimostrare, di chiamare testimoni, di dimostrare che le ipotesi, perché di questo si tratta spesso, le ipotesi della magistratura non sono poi pienamente rispondenti alla realtà. Credo comunque sia, al di là dei numeri, degli anni, eccetera, che questo sia un processo molto importante, diciamo il primo complessivamente celebrato contro l''Ndrangheta in Piemonte, tra l'altro un''Ndrangheta che ha visto pure soccombere alcuni suoi personaggi di spicco, penso a Vincenzo Catalano che si è tolto la vita lanciandosi dalla casa dove era ristretto agli arresti domiciliari, dopo di lui si è ucciso pure il figlio, quindi il capo dell''Ndrangheta, non reggendo probabilmente l'impatto con il carcere, pensando che tutto fosse perduto, anziché pentirsi si è levato la vita. Insomma, questo è un altro dato ricorrente, abbiamo già visto questo tipo di scelta nell'ambito della mafia siciliana, abbiamo visto questo tipo di scelta anche nell'ambito dell''Ndrangheta calabrese, pensate a Carmine Chirillo, il boss di Pateno, rinchiuso al 41 bis, che piuttosto che pentirsi ha deciso di togliersi la vita. La stessa cosa ha fatto nel Coriglianese un altro personaggio indicato come capo del Coriglianese, si chiama Pietro Mollo, cioè ci sono delle scelte che in quel caso, nella vicenda Minotauro, quindi del Piemonte, ha fatto Catalano, che era titolare di un esercizio pubblico dove si riunivano, dove andavano a trovarli i politici per chiedere e voti. Che sono Questa è un'inchiesta che restituisce pure un fatto clamoroso, cioè uomini dell''Ndrangheta che si impegnavano per tentare di condizionare le primarie del PD, nel quale poi era candidato Pietro Fassino, che non c'entrava Piero Fassino, non c'entrava nulla con questo, però c'era una spinta per Ma infatti si è detto anche nei vari commenti difendere questa candidatura, no? Nei vari commenti che comunque questo processo ha acclarato, ma ricordiamo siamo ancora in primo grado, ha acclarato non solo la presenza dell''Ndrangheta in Piemonte, che è storica, pensiamo all'omicidio del procuratore Bruno Caccia, l'opera di Belfiore, questo boss calabrese, ma ha acclarato la capacità di infiltrarsi nelle istituzioni, quindi non solo negli appalti, nei subappalti, ma anche nella politica. È importante il caso di Nevio Coral, questo sindaco che è stato intercettato addirittura in una cena in un hotel proprio con Vincenzo Argirò, il presunto capocosca, mentre gli chiedeva i voti per il figlio Ivano, che era candidato alle provinciali, ma era presente indirettamente in questa inchiesta anche l'europarlamentare del PPE, Fabrizio Bertò, per il quale adesso la Corte ha chiesto il rinvio degli atti alla Procura per approfondire, per vedere se è il caso di indagarlo, ma ci sono anche altri amministratori in questa inchiesta. Comunque non dovrebbe finire qui, perché il sostituto procuratore Ausiello, che ha affiancato il procuratore Caselli, al termine della sentenza si è detto possibilista sul ricorso, probabilmente lo faranno. Sentiamo questo breve stralcio.
alla luce delle carte, alla luce delle argomentazioni. Ne prendiamo atto e siamo rispettosi delle valutazioni che ha fatto il Tribunale. Se non ci convinceranno, per qualcuna di queste faremo impugnazione. Ecco, c'è un po' di delusione perché, come ha ricordato Caselli, hanno lavorato, l'inchiesta è scattata, l'operazione è scattata nel 2011, ma l'inchiesta è partita nel 2006, Arcangelo, e sono stati 6-7 anni di lavoro duro per il pool dei magistrati che affiancano il procuratore Caselli, perché comunque si è vista la pericolosità dell''Ndrangheta. A dare manforte in questa inchiesta un pentito, Rocco Varacalli, che ha consentito di accertare proprio la presenza di questi e ricostruire anche questi locali, ben 10. Tra l'altro in questa sentenza sono andati assolti i presunti appartenenti ad un locale che era stato denominato La Bastarda perché non era stato riconosciuto dalla 'Ndrangheta, diciamo, regina, dalla casa madre. E comunque Rocco Varacalli ha dato modo di capire i meccanismi, nelle intercettazioni si vedono questi boss che si riuniscono, che stabiliscono i nuovi ingressi, che stabiliscono le strategie. Sentiamo come la definisce Rocco Varacalli la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta è cattiva, se non ti uccide sparando ti fa uccidere in un altro modo. È una cosa, è la più forte al mondo, è messa dappertutto, è come una zecca, la trovi dappertutto, ha un uomo ogni posto, è diventata la associazione criminale, sanguinaria più forte del mondo. È diventata l'associazione più forte del mondo, lo sentiamo ripetere da tempo. Arcangelo, ha suscitato un po' di scalpore, anche se gli avvocati erano felicissimi ovviamente della difesa, l'assoluzione di Rosario Marando, questo boss di Volpiano. Tra l'altro ci sono diversi comuni anche in Piemonte sciolti per mafia. Questo boss che è imputato in un altro processo perché è ritenuto autore di un quadruplice omicidio, quello degli Stefanelli, padre e figlio di Romeo e di Mancuso. Ma guarda, intanto diciamo, la famiglia Marando è una famiglia che ha subito come dire, la perdita di un personaggio di riferimento, che era Pasquale Marando, di cui non si hanno notizie da tantissimo tempo, ma che si è scoperto essere rimasto vittima di un omicidio, cioè stato eliminato nel quadro di uno scontro interno alla cosca stessa. Rosario Marando in quell'altra indagine risponde proprio dei delitti compiuti per vendicare la morte di Pasqualino Marando, con la convocazione in una villa di questi due Stefanelli, padre e figlio, che erano originario peraltro di Oppio Mamertina, e che vengono convocati lì insieme ad un amico, il quale rimane in macchina, loro due vengono ammazzati, poi viene ammazzato pure l'amico, sepolto in un punto che a un certo punto si ritiene, scusate il gioco di parole, ad aver individuato la corte d'assise che sta celebrando il processo contro i responsabili presunti di questo triplice omicidio, si sposta sul posto e però non trova nulla. Non trova Arcangelo, i cadaveri. Ti devo fermare. No, solo una cosa su Rocco Varacalli. Sì, io non sono molto, subito dopo la pubblicità molto convinto della bontà della sua collaborazione, ma infatti ci sono dei dubbi. Allora, qualche consiglio brevissimo e poi sentiremo i dubbi di Arcangelo su questo pentito, così come i dubbi spesso affiorano su tanti pentiti e sul fenomeno del pentitismo. Allora, stavamo parlando prima dell'interruzione del processo Minotauro, di questa sentenza, del fatto che alla base dell'inchiesta ci siano state le dichiarazioni anche di Rocco Varacalli, questo pentito che abbiamo intercettato anche in altre situazioni e sulla cui genuinità, spontaneità, credibilità Arcangelo ha qualche perplessità. Ma intanto è, diciamo, un pentito che dice di avere avuto ruoli che secondo me non ha avuto, cioè era probabilmente coinvolto in traffici di sostanze stupefacenti,
non ha avuto ruoli significativi in Fatti di Sangue, poi è diventata una specie di star televisiva, letteraria, ha fatto un libro, Sono non morto, dopo l'entrata nel programma di protezione ha avuto molti problemi, qualche problema serio mi pare l'abbia avuto in Sardegna, dove era stato condotto per insomma, trascorrere una parte della sua vita insomma, lontano dalla criminalità. Insomma, è un personaggio istrionico, definiamolo così, che ama insomma, dire delle cose forti. Nella spezzone che abbiamo ascoltato prima, che dice? Dice che l'Andrangheta è l'organizzazione criminale più forte del mondo, che è una boiata, perché non è così se pensiamo a quello che è la mafia russa, a quello che sono i cartelli, alcuni cartelli messicani, se pensiamo alla Yakuza giapponese, alle triadi cinesi, cioè l'Andrangheta, voglio dire, è un'organizzazione forte che ha sfruttato in maniera deviata il fenomeno dell'emigrazione, installando suoi locali un po' dappertutto. È certamente temibile, tratta con il commercio della droga come lo trattano altre organizzazioni, penso in Europa, nessuno si ricorda dell'esistenza di questo gruppo criminale, pensate a quello che hanno rappresentato e rappresentano i lupi grigi turchi per esempio, pensate a quello che rappresentano in questo momento le mafie balcaniche, cioè quelle formate dagli ex appartenenti ai corpi speciali che facevano gli stupri di massa, le pulizie etniche, cioè ci sono delle mafie molto forti oltre alla Russia, la Russia scusate, che operano in Europa e poi tante altre insieme alla Russia nel mondo, quindi certo. Oggi ci sono per esempio a New York. Sono un po' sottovalutate perché come un tempo Arcangelo appunto non si parlava ad esempio dell'Andrangheta ma si parlava solo della mafia siciliana e poi abbiamo scoperto che l'Andrangheta era più diffusa e pericolosa. Noi adesso si sta commettendo lo stesso errore, forse perché riescono ad essere più immersi si ha poco conoscenza. Stiamo commettendo lo stesso errore di sottovalutarla, anche se noi dobbiamo dire da questa piccola postazione è da 12 anni che abbiamo sempre accesi i riflettori sulla mafia cinese, sulla mafia turca, sulla mafia albanese, su queste insomma possibili anche contaminazioni. Ma insomma, lavori Zakonia, che è la mafia russa, è una mafia che oggi è infiltrata dappertutto. Certamente l'Andrangheta, come dire, si è allargata non solo in Italia ma pure all'estero, utilizzando il denaro cash che aveva a seguito del traffico di sostanze stupefacenti. Ma questo fatto di ripetere tutti la stessa cosa, cioè diventata una specie di riscotto, chiunque sente l'Andrangheta, non è così. Anche perché sono usciti tanti esperti adesso. Lavori Zakonia è una mafia russa che è infiltrata dappertutto, le triadi cinesi sono dappertutto, la Yakuza giapponese è in larga parte del mondo occidentale, in questo momento in Europa forse la più grande emergenza non è l'Andrangheta, ma è la mafia russa, che ha occupato postazioni importanti in Gran Bretagna, in Francia, sta tentando colonizzazione anche in Italia, in alcune zone della penisola, e poi insieme all'Andrangheta, se vogliamo poi dire le cose come stanno, un'altra mafia potente è quella dei Casalesi, non tutta la Camorra, quella dei Casalesi, che è un'organizzazione criminale di un certo tipo, con legami familiari molto stretti, cioè ci sono le forme criminali che riguardano le organizzazioni albanesi, ripeto ci sono i lupi grigi con cui tra l'altro c'è traccia di un contatto diretto tra uomini dell'Andrangheta e lupi grigi che viene proprio dalla storia dei due killer cosentini Dario e Nicolano Targiacomo che con i lupi grigi avevano avuto contatti, hanno stabilito di gestire un traffico di droga, cioè bisogna non cadere nella trappola della retorica perché se no non ha senso quello che si dice. Allora Varacalli dice quelle cose che ha sentito in televisione, cioè dice la 'Ndrangheta la più forte, non è così. No, anche se lui ha frequentato, non è che insomma ci voglia ma molto non era un per capo, dire. Varacalli. Non era un capo, infatti, però si atteggia a capo, ecco, ma però, non era un appunto, capo. Però appunto in questa inchiesta Arcangeli anche nel processo evidentemente gli hanno dato fiducia. Hanno ritenuto valide le sue dichiarazioni, anche perché si dice sia stato determinante per individuare questa struttura, i 10 locali di 'Ndrangheta, tra cui uno bastardo, perché non riconosciuto, insomma è tutto ancora anche da... Anche nella semantica, no? Locale. Allora, al nord è passata la cosa che si dice la locale. La locale, infatti. Cioè il locale, per esempio. Questa cosa, questo errore si ripete, si perpetua e diventa poi gergo comune. Sì, poi sì, vorrei capire un'altra cosa, no? Su questo studio di Varacalli sui locali in Piemonte.
con tutto il rispetto, qui non voglio, come dire, sembra che io voglia minimizzare, non è così, dico, avrà dato un apporto importante, io dico quello che penso come sempre. Una volta il locale di 'Ndrangheta era formato dal locale Settendrine, ora io non ho capito questo fiorire di locale, quante 'Ndrine, dove sono le Settendrine di ogni locale? Di ogni locale, nella provincia di Torino, poi non è che non parliamo dell'intero Piemonte, comunque parliamo di quell'area, insomma, molto circoscritta. Comunque sta di fatto che a Torino il procuratore Caselli non mollerà la presa, si andrà avanti e soprattutto continuerà a lavorare su questo filone della commissione con la politica, perché la condanna sempre è in primo grado, quindi attenzione, anche di Nevio Coral o gli altri fatti emersi hanno dimostrato che c'è questa tendenza di politici e di imprenditori di servirsi della 'Ndrangheta per raccogliere voti e favori, perché qui lo scambio elettorale è stato dimostrato. Certo, come ha detto anche il procuratore Caselli, è stato più difficile poi acclarare, accertare anche in sede dibattimentale il concorso esterno in associazione mafiosa e quindi avere delle condanne più prettamente legati all'ambito dell'associazione mafiosa in questo processo, però volevo aggiungere sulle mafie, come dire, internazionali, come dire, al rafforzamento di quello che ho affermato, cioè che è una boiata dire in assoluto che la 'Ndrangheta è la mafia più forte al mondo, perché non è vero, che le cinque famiglie di New York, storicamente insediate nella Grande Mela, hanno sì tradizione, cioè hanno un passato legato alla Chilugiano, a Costello, all'Anastasia, a tutti quei, a Carlo Gambino, a Vito Genovese, a tutti quelli che sono venuti prima, ma oggi non sono l'organizzazione mafiosa dominante, per esempio, perché ci sono i cinesi, i russi e i giapponesi con i messicani che stanno entrando, che li hanno messi in un angolo, cioè non sono più quelli degli anni 50-60. Ecco, ciò al rafforzamento di, certo, come si ripetano delle cose, ma la retorica, perché noi parliamo verità, più di mitologia che di realtà, Arcangelo, è perché comunque siccome sulla mafia, sulla 'Ndrangheta c'è una buona letteratura, allora è facile anche per chiunque andare a raccontare e spacciare anche presunte analisi. Non voglio essere cattiva, ma appunto poi si rischia con la retorica dell'antimafia di fare dei danni. Adesso una precisazione. La volta scorsa, la settimana scorsa, ci siamo occupati dell'operazione Vulpes, della DDA coordinata dalla DDA di Catanzaro, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza. Stiamo vedendo appunto le immagini, che aveva portato all'emissione di 5 provvedimenti di fermo nei confronti di presunti affiliati alla cosca Lanzino. Ecco il boss Lanzino, arrestato dopo una lunga latitanza lo scorso anno. Il GIP ha scarcerato, è stato scarcerato uno dei fermati, Mario Potestio, fratello del capo di gabinetto del sindaco di Cosenza, perché non c'erano elementi e indizi gravi atti a giustificare l'arresto. Quindi una scarcerazione veloce, dopo 2 giorni è stato scarcerato. Questo era dovuto all'indagato, ma questo ci fa anche un po' riflettere, sia da un lato sul funzionamento della giustizia, dico io, Arcangelo, perché se qualcuno ritiene che ci siano tutte quante le basi per un arresto, c'è anche il giudice che poi valuta non accoglibili questi elementi o non totalmente fondati, e quindi questo dovrebbe dare un po' di fiducia. Però a me è venuta anche un'altra riflessione. Ricordi anche l'altra inchiesta su Rende, anche lì c'è stato quasi non un conflitto ma una divergenza di pareri tra i vari componenti degli organi giudiziari. La procura voleva l'arresto, il GIP non ha concesso ad esempio per l'ex sindaco e l'ex assessore l'aggravante mafiosa, insomma una diatriba. In questo caso comunque una velocità anche di decisione. Ma è, come dire, la dialettica è fisiologica, certo, in molti casi poi essendo reati di mafia, delitti di mafia, poi magari spetta il GIP distrettuale, in questo caso il GIP locale si è, diciamo, invece pronunciato su Potestio, ha convalidato per gli altri, anzi non ha convalidato ma ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare,
per potesti o no, è nella fisiologia delle cose, quindi non, certo, ecco. Questa è una materia, diciamo, mafiosa, vedremo se ci saranno altre decisioni da parte dell'altro GIP, perché spesso accade che un GIP fa una cosa. Sì, sì, ma questo dà appunto conto di come non ci sia una unica linea, ecco, e questo dovrebbe far sperare e avere più fiducia. Allora, adesso passiamo, ci spostiamo a Reggio Calabria, perché nei giorni scorsi c'è stata una singolare protesta. Cinque donne, madri, sorelle e mogli di esponenti della cosca di San Luca, Nirta Strangio, si sono incatenate davanti al Duomo di Reggio Calabria per chiedere giustizia, soprattutto per quanto riguarda Giovanni Strangio, che è stato condannato all'ergastolo per la strage di Duisburg, e Giuseppe Nirta, che mi sembra il cui processo sia ancora in corso, ma anche per lui si prevede l'ergastolo. Queste donne avevano chiesto di protestare davanti al Tribunale di Reggio Calabria, ma ovviamente non è stata concessa l'autorizzazione. Noi vi riproponiamo la ricostruzione fatta dal Fatto Quotidiano, che è sempre molto attento, devo dire, anche ai fatti calabresi, scusate il bisticcio di parole, e che ha sentito sia le donne che protestavano, sia il procuratore della DDA, Cafiero De Rao. C'è una visione ovviamente complessa, ed è singolare che le donne di mafia protestino contro la giustizia che ritengono ingiusta. Perché? Perché secondo loro Giovanni Strangio e Giuseppe Nirta sarebbero completamente estranei alla vicenda, alla strage di Duisburg, e secondo loro ci sarebbe tutta la documentazione della polizia tedesca che proverebbe addirittura la loro innocenza. Una vicenda singolare. Vediamo. Ieri siete stati al Duomo di Reggio per protestare, vi siete incatenati. Perché proprio al Duomo? Perché in piazza non ci ha lasciato il questore, ci ha negato il permesso di andare al tribunale di Locri a fare la manifestazione lì, quindi abbiamo scelto di andare a Reggio, nella chiesa, nella cattedrale, così lì c'erano molte persone che ci potevano aiutare. Cosa chiedete? Chiediamo un giusto processo. Mi sembra una manifestazione, per la verità, più folcloristica che effettiva. Incatenarsi significa quasi attribuire valenza alla possibilità di reagire contro la giustizia anche con quelle che sono manifestazioni che altrove vengono utilizzate per difendere diritti primari. Si ha addirittura una manifestazione contro la giustizia, quindi contro il diritto, per cui mi sembra che veramente in questo territorio a volte c'è il sovvertimento più totale del modo ordinario di comportarsi, di agire e di applicare i principi della legalità. Mio figlio è innocente. Cosa si prova a vedere il figlio? Proprio mio figlio è imputato. Imputato, e col rischio che ci resti a vita. Certo, che l'hanno condannato in vita, ragazzo. Senza aver fatto niente proprio. Lei è un ragazzo per bene, un ragazzo educato. Perché si trovava allora in Germania? Perché lavorava, perché aveva la pizzeria. Ci sono tanti elementi, tante carte che abbiamo trovato, che ci ha dato la polizia tedesca, che si possono mettere nel processo, ma fino ad oggi l'IPM non l'ha voluta, anzi ha detto che non vede il motivo per inserire questi atti. Eventuali fatti che loro ritengono in qualche modo violare il diritto possono essere oggetto di esposto nei confronti di magistrati diversi, primo. Secondo, se ci sono effettivamente atti capaci di dimostrare l'innocenza di determinate persone, questi atti li possono acquisire con indagini difensive, così come si fa solitamente nei processi. Non riesco a capire in quale misura la giustizia non farebbe il suo corso in questo caso. Il mio marito, prima di ogni caso, non era della FAIR, perché mio marito era latitante da quasi 10 anni, quindi a San Luca non c'era, quindi noi sappiamo, mio fratello è innocente. Lo torniamo a dire, siamo qua per lottare per lui affinché venga fuori la verità. Tuo marito era Giuseppe Nirta. Che all'epoca era latitante. 10 anni latitante sono tanti. Come si vive? Non si vive bene, per niente. Però siccome la giustizia non funziona, siamo costretti anche alla latitanza. Ci sono manifestazioni, per la verità, che
destano, come dire, quasi incredulità. Ministro della Giustizia, ci spieghi come funziona la giustizia italiana, o meglio, come viene rappresentata la giustizia calabrese, visto che nessun reato, nessun movente, nessun indizio che li collochi alla strage di Duisburg, ma mandate lo stesso all'ergastolo. L'obiettivo del processo è accertare le responsabilità. È evidente che tutto quello che si muove attorno è un qualcosa che sicuramente tende ad influire sul processo dall'esterno. Sicuramente è una vicenda singolare, Arcangelo. Il procuratore De Rao ha detto suscita quasi incredulità che ci possa essere una manifestazione contro la giustizia per chiedere giustizia. Comunque anche le donne che noi abbiamo sentito hanno portato le loro ragioni. Non è la prima volta che le donne di San Luca protestano, anche qualche anno fa avevano dato vita ad una manifestazione sempre per chiedere giustizia per i loro mariti, fratelli arrestati. Insomma, è uno spaccato anche sociologicamente interessante di questa parte di Calabria. Ma io credo che ci siano gli strumenti giuridici per intervenire, ci sono delle carte, appunto, come sottolineava il procuratore capo Federico Cafiero De Rao, venissero prodotte utilizzando gli strumenti, i mezzi che il nostro sistema processuale penale garantisce. Il resto, come dire, fa sì riflettere, perché sono tre donne, per carità, ognuno esprime le proprie opinioni, i propri dolori in questo caso, però gli strumenti sono altri, cioè questa manifestazione è una manifestazione che può anche non essere condivisa né apprezzata, come quella manifestazione organizzata in occasione della Gerbera Gialla a San Luca, quando appunto le donne fecero di fronte al procuratore allora antimafia Piero Grasso, oggi Presidente del Senato, una manifestazione di protesta, parlando pure in quel caso di mariti, parenti, insomma, detenuti, anzi prigionieri dello Stato. Le parole hanno peso, quindi bisogna utilizzarle bene, e ci sono degli strumenti, lì ci sono delle decisioni di GIP, no, di magistrati, di corte d'assise. La strage di Duisburg è una vicenda di interesse mondiale, visto quello che il clamore che ha suscitato, probabilmente le cose sono state fatte, vagliate con molta attenzione. Poi, se è vero che ci sono questi documenti della polizia tedesca, mi sembra strano, vista la sinergia tra gli inquirenti italiani, calabresi e quelli tedeschi, mi sembra strano che non siano stati passati. Comunque è chiaro, lì più che altro c'è il dolore dei familiari, ma questo ci dà conto anche di cosa significa poi entrare in un contesto criminale e quanti danni, quante sofferenze provoca l'appartenenza ad una famiglia mafiosa, anche nel caso in cui si dovesse essere innocenti, ma sull'innocenza si pronunciano i giudici. Noi abbiamo voluto registrare questa singolare protesta perché fa parte dell'attualità. Allora, adesso parliamo di donne, di altre donne, delle vittime della violenza contro di loro, del femminicidio, perché il 25 novembre è stata la giornata mondiale della lotta contro la violenza sulle donne, una giornata importante celebrata anche in Calabria con numerose iniziative. Tra l'altro dobbiamo dire che anche la Calabria conta un numero elevato di vittime di femminicidio, una strage di genere veramente sembra essere senza fine. Il punto nel servizio e poi una riflessione con Arcangelo. In Italia una donna ogni 12 secondi viene colpita da violenze fisiche, verbali, psicologiche. Una donna ogni 2 giorni viene uccisa. Dal 2000 al 2012 sono state ammazzate 2200 donne, nella maggior parte dei casi da mariti, compagni, fidanzati. Nei primi 6 mesi del 2013 sono già 81 le vittime di femminicidio. Questo termine è entrato nel linguaggio comune ad indicare una strage di genere, a cui sembra non esserci argine.
In Calabria i volti simbolo della violenza sulle donne vanno da quello di Roberta Lanzino, violentata e uccisa il 26 luglio del 1988 e per il cui omicidio non c'è ancora un colpevole, all'ultimo quello di Fabiana Luzzi, la sedicenne di Corigliano massacrata dal fidanzato il 26 maggio scorso, passando per Anna Morrone, predata dal marito davanti all'ospedale di Cosenza, Maria Rosaria Sessa, la giornalista televisiva sgozzata da quel compagno poi suicida che non voleva perderla. Ma l'elenco è lunghissimo. Vite spezzate, ricordate oggi, nelle varie iniziative promosse anche in Calabria nell'ambito della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita dall'ONU per commemorare l'assassinio il 25 novembre del 1960 delle sorelle Mirabella a Santo Domingo dai sicari del dittatore Trucculli. Le mariposas, come furono subito ribattezzate, ovvero le farfalle uccise per la libertà, per i diritti. Così come, e il parallelismo non è affatto forzato, sono morte per aver affermato semplicemente il loro diritto ad una libera scelta le tante vittime del femminicidio, anche loro farfalle uccise. Ma per ricordarle non basta, bisogna far sì che il loro sacrificio apra una breccia in quella subcultura violenta di un maschilismo becero, o meglio fragile, che non sa rapportarsi alla donna, che continua a considerarlo oggetto e non persona. Una subcultura che attraversa tutte le fasce sociali, che alberga in uomini colti e ignoranti, benestanti e disagiati, al nord come al sud, nei paesi ricchi e avanzati come in quelli arretrati e sottosviluppati. Ed è da qui che forse si dovrebbe partire per individuare strategie più efficaci. Va bene la sensibilizzazione sulle donne a non subire, a reagire al primo schiaffo, ma bisognerebbe intervenire anche e soprattutto sugli uomini, sempre più fragili, inadeguati, la cui unica forza resta la violenza ancestrale. E poi, meno retorica, meno liturgia dell'antiviolenza, più fatti concreti. A livello repressivo, condanne più severe e certezza della pena, formazione mirata degli operatori delle forze dell'ordine e della giustizia. Non si può accettare che le donne uccise avessero, nella maggior parte dei casi, denunciato più volte. Stragi annunciate. Infine, le strutture di accoglienza. Bisogna investire, dare alle donne, spesso con figli, un luogo sicuro in cui ricostruire la propria vita. Invece, su questo fronte, si continua a tagliare e ci si affida quasi esclusivamente al volontariato. Arcangelo, si sta parlando tanto negli ultimi tempi di femminicidio, trasmissioni, commenti, convegni e quant'altro. È importante parlarne, però è importante veramente anche agire, perché poi abbiamo visto... il tutto è affidato alla buona volontà dei volontari. Pensiamo a Franco Lanzino, Franco e Matilde Lanzino, con la Casa di Roberto, o di altre associazioni meritorie che ci sono sul territorio. Ma se non si stanziano dei fondi, se non si creano le strutture di accoglienza, se non si fa, non si formano gli operatori, perché anche accogliere una denuncia è importante, perché abbiamo visto che molte donne che poi sono state ammazzate avevano già denunciato. Insomma, la problematica è complessa e richiede misure, non solo buone intenzioni. Ma mi sembra che ci sia un grande passo in avanti rispetto al passato, con la legge sullo stalking, con l'ultima legge del 2013 sul femminicidio, cioè si è molto avanti, non è vero? Ci sono le forze dell'ordine che hanno una preparazione diversa, una sensibilità diversa, c'è nelle forze dell'ordine tutta la parte femminile che si dedica a questo. C'è in Calabria, proprio nella parte settentrionale della Calabria, ma adesso ne stanno sorgendo altri, case in grado come quella di Franco e Matilde Lanzino di accogliere le donne, di seguirle, ci sono i centri antiviolenza, cioè c'è la possibilità oggi di sfuggire a quel maschilismo patriarcale e violento che tanti lutti ha determinato, cioè c'è un grande cambiamento. Negli ultimi 10 anni c'è una coscienza completamente diversa, molto si è lavorato pure appunto in ambito culturale, no? Per far passare il messaggio che insomma le donne vanno rispettate, che tutti quegli stereotipi, l'iconografia ufficiale insomma è totalmente superata e quegli stereotipi vanno messi da parte. Io sono molto fiducioso, vedo un grande cambiamento. Io sono un po' meno fiduciosa perché purtroppo a vedere le statistiche ci rendiamo conto che il fenomeno
continua ad essere in aumento drammaticamente. Su questo ci fermiamo. Grazie ad Arcangelo Badolati, grazie a Luca Chiti in regia, grazie a voi. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.